1948-2023, 75 anni di storia, di tradizione, made in Italy, parliamo di Fausti. Ne parliamo all'interno dello stand qui a Di Qua 2023 e con me c'è ovviamente Giovanna Fausti. Ciao Giovanna. Ciao Fabio. Un altro grande traguardo raggiunto, i 75 anni della vostra azienda. Ci saranno sicuramente tante curiosità che gli appassionati, i calciatori che ci seguono e mi seguono vorranno conoscere. Te ne chiedo una in particolare: qual è il tuo primo ricordo legato alla tua esperienza e ai cugini, quindi che poi traducendo? Sai che facciamo tutti i fucili basculanti, però sicuramente i miei ricordi migliori sono legati alla doppietta, perché le mie prime esperienze di caccia fatte con mio padre sono legate a una doppietta a cani esterni. Quando lo accompagnavo anche molto piccola e non avrei mai tra l'altro creduto nel tempo che sarei poi entrata in questo mondo, visto che sono passati tanti anni. Bellissimo questo ricordo, Giovanna, anche perché accomuna sicuramente tanti di noi che hanno iniziato in questo stesso modo ad andare a caccia e continuano ad essere cacciatori. Arriviamo al 2023, vediamo una splendida rastrelliera. Tra le doppiette qui presenti ce n'è una in particolare che ci puoi descrivere, a cui sei legata? Sicuramente la De Atlan. Allora, in questo caso è la versione, diciamo, rifinita a mano di quella che è la nostra doppietta Dea, che ormai penso che sia conosciuta ormai ovunque. E questa doppietta è stata fatta nella versione con gli animali e i soggetti con tre finiture in oro, la bascula è tartaruga ed è un'edizione limitata. Con me ho il calibro 28, che tra l'altro è il mio calibro preferito. Anche qui, parlando di piccoli calibri, entriamo in un altro degli aspetti che ha caratterizzato la storia Fausti, ovviamente calibri divertenti. E come sempre, altro elemento distintivo Fausti, abbiamo dei fucili che possono essere richiesti con delle caratteristiche specifiche dai cacciatori. Sì, esatto. Ti dirò, anche il tipo di bilanciatura di questo 28, come dicevamo prima, è la cosa che colpisce tantissimo. Anche in fiera abbiamo visto, oggi è il primo giorno, però l'attenzione viene molto, diciamo, cade molto su quest'arma, e quando tu la imbracci o comunque la maneggi ti accorgi della bilanciatura, perché pur essendo leggera ha comunque... Io l'ho già fatto e spero tu l'hai già utilizzata, spero di continuare a farlo. Sai benissimo com'è. Torneremo a farlo nel corso di questa stagione. Per adesso grazie Giovanna. Grazie Fabio.